Buongiorno amici, siete qui per informarvi sulla partita IVA? Forse volete aprire una partita IVA? Siete sicuri di volerlo fare qui in Italia? Non è forse meglio aprire una partita IVA in Slovenia? Certo, dovete risiedere lì e rispettare le leggi del posto e pagare le tasse del posto, che sono comunque inferiori rispetto a quelli che paghereste qui. Non è forse meglio aprire una partita IVA in Inghilterra o in Olanda, dove pensate, se volete fare il piccolo artigiano, come è stato nel mio caso, ho aperto una partita IVA molti anni fa, come artigiano, come piccolo imprenditore, ok? Una partita IVA individuale. Pensate che in Olanda, vi dicevo, è sufficiente avere le carte in regola e mettere regolare fattura e non pagate le tasse finché non raggiungete i 10.000 euro di introito l'anno. Non è meraviglioso? In Italia funziona così? Circa. Allora, vi racconto amici la storia drammatica della mia prima partita IVA. Oggi ne ho un'altra. Fortunatamente sono in mano a persone più preparate e finora va tutto bene. Nel momento in cui dovessi subodorare che qualcosa non funziona con questa associazione di categoria con cui mi sono alleata, allora io scapperei, vi assicuro. Ma tanti anni fa, circa 15 anni fa, più di 15 anni fa, io non ero sufficientemente preparata. Amici, se non siete preparati, come non lo ero io, sì, c'era internet, ma non era così completo di informazioni come è oggi, vi assicuro, non era così completo. E io ero veramente ignorante. L'ignoranza si paga tantissimo. Quindi è stato mio errore principale non sapere quello a cui andavo incontro, anche se il mio lavoro sarebbe stato quello di una semplice artigiana, di una impresa individuale. Anche se è così, bisogna essere preparati. Se volete intraprendere una strada simile alla mia, lasciamo perdere le grandi aziende, le grandi attività, loro sanno a chi rivolgersi, hanno chi lavora per loro, hanno i soldi per farlo, ma se siete un pesce piccolo, ascoltate quello che ho da dirvi. Non incappate nei miei errori, non incappate nelle persone in cui sono incappata io, anche quello. Allora, più di 15 anni fa non esisteva ancora il regime dei minimi, pensate che è stato istituito circa un anno, massimo 2 anni dopo dell'apertura della mia partita IVA, quindi già quello doveva essere forse un segnale. Mi venne consegnato un voucher, io volevo diventare artigiana, fare l'artigiana, mi venne consegnato un voucher per la formazione presso un'associazione di categoria. Le associazioni di categoria, non farò il nome, desiderano avere clienti come chiunque altro, quindi venni attratta a loro con la promessa di una formazione prima di iniziare l'attività. Il voucher prometteva 4 ore circa di formazione presso questa associazione. In questa formazione avrei imparato a gestirmi in qualità di imprenditore o perlomeno ad avere un'infarinatura. Nulla di tutto questo, amici, nulla di tutto questo. Venni mandata a Lecco presso l'associazione, mi vennero dette 2 cose in croce, molte non le capì addirittura. Facevo domande, ma mi veniva risposto che erano cose che avrei visto col passare del tempo. Sbagliatissimo. Bisogna conoscere quante più cose possibili all'inizio, bisogna essere preparati. C'è il business plan? Certo, io feci un business plan, sballatissimo, perché poi ne ho fatti altri nella vita. Era terribile, nessuno mi disse che non andava bene. Allora, finalmente acquisita come cliente, io avevo bisogno di soldi per cominciare la mia attività. Anzi, il motivo per cui facevo tutto velocemente e volevo assolutamente sbrigarmi è perché dovevo cominciare a lavorare. Non potevo perdere tempo e avevo bisogno di un mutuo, di un prestito in soldi. Questa associazione di categoria
mi offriva la possibilità di ricevere questi soldi con la loro fideiussione. Oh, praticamente il sole di notte per me è stata una cosa amici fantastica. Cioè c'era chi mi offriva una fideiussione, ma davvero? Sì, e avrei pagato un po', però alla fine del prestito questi soldi mi sarebbero stati restituiti. Vi prego di ricordare questo particolare. I soldi mi sarebbero stati restituiti. Allora, attratta da questa possibilità, nel mese di maggio aprì la mia prima partita IVA e feci subito la domanda per ricevere questi soldi. Breve parentesi, se dovete chiedere dei soldi, certo, chiederne tanti è un problema, sarebbe meglio non indebitarsi. Anzi, se avete familiari ricchi, le spalle coperte, un marito, una moglie che vi aiutano, qualcuno che vi dà il denaro, no, prestiti da sconosciuti, ma da persone che vi vogliono bene, vi vogliono aiutare, allora sì. Ma se queste condizioni non ci sono, dovete rivolgervi alla banca. E allora io ricevetti questa fideiussione, è fantastico, cioè c'era qualcuno che garantiva per me. Io chiesi pochi soldi, pochi. Questo fu un altro errore, lo capii dopo. Se avessi fatto un ottimo business plan, magari rivolgendomi ad un consulente del lavoro, per esempio, come ipotesi, o facendomi aiutare veramente dall'associazione di categoria che invece potevo capire che quei soldi erano pochi. Comunque, oramai il danno era fatto, io non lo sapevo ancora, lo capii molto tempo dopo. Una volta chiesti i soldi, io attesi. Doveva trattarsi di un paio di settimane, mi dissero massimo un mese. Era già maggio, insomma io dovevo cominciare a lavorare, poi c'era agosto di mezzo, le solite cose. Per maggio i soldi ovviamente non arrivarono, beh, arriveranno a giugno, non arrivarono a giugno, non arrivarono a luglio. Io ogni 15 giorni mi recavo presso l'associazione per sapere quando sarebbero arrivati questi soldi. Questi soldi non arrivavano mai. Sapete quando sono arrivati i soldi di cui io avevo bisogno? Per lavorare, ripeto, mi servivano per lavorare il 23 dicembre di quell'anno. Il 23 dicembre, questo è stato un danno enorme per la mia attività, gigantesco. Mi avevano detto che insomma il tasso era buono, che era un grande vantaggio, che c'era la fideiussione da parte loro, invece no. Alla banca io dovetti portare anche una persona che garantisse per me e questo non mi era stato detto. Beh, forse spettava la banca dirlo, per carità. Però quando mi recai alla banca mi sentii dire no, non basta la fideiussione dell'associazione di categoria, devi venire anche con una persona. Ammazza. Portai questa persona, portai tante carte, portai un pacco di carte così. E la gentile signora direttrice della banca, a cui io ancora oggi mando tanti pensieri positivi, mi disse: "Beh, ma chi mi garantisce che lei non usi questi soldi per tappare qualche buco da qualche parte?" Cosa? Ora, io non avevo mai fatto un debito, mai avuto un problema di pagamenti, di banche, di nulla. Non so se ho l'aspetto di una truffatrice, perché poi mi venne anche il dubbio, ma ho l'aspetto di una truffatrice? Io dissi, ma le pare che io per quattro soldi apro la partita IVA, mi creo un danno enorme, porto un mio familiare per fare la fideiussione, mi inzeppo così di carte e di debiti per fregare la banca? Davvero mi crede così stupida? Se non mi vuole credere onesta, non mi creda stupida. Allora ti può succedere anche questo in Italia, di essere trattato in questo modo. Allora, finalmente arrivano questi soldi, troppo tardi. Io avevo già pagato, stavo già pagando molti soldi, il mio lavoro era ridotto al minimo, non avevo strumenti, avevo pochissimo nel mio laboratorio, avevo spese furibonde, pagavo 900 euro di INPS ogni 3 mesi, 600 euro di INAIL ogni 3 mesi, più
più tutte le altre spese che si possono immaginare. E non stavo lavorando, oppure avevo sì qualche piccola commissione, ma facevo una fatica terribile perché mi mancavano gli strumenti e io avevo bisogno di cose, in realtà non di macchine, non usavo macchinari, facevo un restauro di tipo molto antico, perché così volevo che fosse, però mi mancavano delle cose e io avevo bisogno di quei soldi. Quindi quando arrivarono il 23 dicembre, per me, per la mia partita IVA, era in un certo senso già troppo tardi. E poi ci si mise il fato, perché amici, c'è anche il fato. E qui non posso davvero dare la colpa a nessuno, neanche alla mia ignoranza, no, a nulla, e nemmeno all'associazione di categoria, a nessuno. C'è il fato, quello che accade senza che tu vuoi. In quello stesso mese di maggio, quando io aprii la mia partita IVA, venne a mancare una persona cara, importante nella mia famiglia. Una persona giovane che si ammalò all'improvviso, lasciando la sua famiglia sola con due bambini, e fu una grande tragedia per la mia famiglia. E quindi i 2 anni successivi io fui divisa tra lavoro e l'assistenza di questi bimbi. E quindi, amici, a volte poi succedono anche cose che certo noi non possiamo controllare e bisogna solamente accettare, perché la vita è così. Però, è questo per farti capire che la mia partita IVA, la prima partita IVA, cominciò sotto una cattiva stella. Questa associazione di categoria mi fece anche dei danni. Quando spostai l'attività, che era già un po' zoppicante, da una città all'altra, perché sì, mi spostai per motivi personali, dovetti cambiare città ad un certo punto, spostai anche l'attività. Avete mai provato a spostare una piccola attività da soli? Orribile! Quando successe questo fatto, ci fu un errore da parte dell'associazione di categoria che si dimenticò di fare una comunicazione. In seguito a questo fatto, io ricevetti anche una bella cartella esattoriale. Ora so già cosa mi direte, che anche i commercialisti sono un po' così. Lo so, ho presente delle storie. Eh sì, amici, mi raccomando, informatevi bene, cercate bene, ascoltate le esperienze altrui. Insomma, io andai avanti per alcuni anni in questo modo. Pagavo solamente, pagavo, pagavo, pagavo questi soldi poi. Io pagavo, non lo so, solamente questo. Finché un giorno uno di questi impiegati, uno di quelli più scazzati, devo dire, si può dire, guardandomi con un'aria, come dire, dai, che devo fare questa comunicazione, poi io vado a casa perché non voglio sapere più niente di voi. Quella che io chiamo la sindrome dello sportellista. L'odio che hanno quelli che stanno allo sportello verso i clienti. Vabbè, a volte hanno anche ragione. Allora mi disse: lei deve aprire il registro dei rifiuti speciali. Dei rifiuti speciali? Eh sì, dei rifiuti speciali. Deve aprire il registro che costa 500 euro. Dopodiché deve stipulare un contratto con un'azienda di smaltimento rifiuti. E il contratto, questo noi non ci riguarda, deve farlo lei, quindi stipula un contratto, pagherà questa azienda che verrà a ritirare i rifiuti. Ma io non ho rifiuti, non più di quelli che può avere qualsiasi altra persona. Io ho un sacchetto di rifiuti ogni 2 mesi, nel senso che, ecco, l'unica cosa che posso davvero utilizzare è lo sverniciatore, che però è quello che compro al colorificio, che tutti possono avere. E che non uso tutti i giorni, di tanto in tanto, quindi ho qualche matassa di paglia d'acciaio con lo sverniciatore, o al limite potrei avere degli straccetti sporchi di trementina. Non importa. No, lei lo deve fare, non importa, deve aprire il registro rifiuti e poi deve fare un... Ragazzi, lì io decisi che dovevo chiudere, perché pagare solo per pagare, anche no. Anche no. Questa è la storia della mia prima partita IVA, per fortuna non della seconda. Andò così. Io vi ho raccontato questa storia perché spero che possa servire, ma non a rinunciare, non è questo che voglio dire, a sapere di più. No, a rinunciare no, perché i sogni comunque vanno vissuti.
Io continuo a crederci e chi mi conosce lo sa quanto sia vero, perché io credo nei sogni. Però mi raccomando, attenzione, difendetevi, difendetevi. Allora, ragazzi, vi ringrazio, un bacio, al prossimo video.